Ciao a tutti, mi chiamo Lino, ho 36 anni, sono salentino, sono un militare di professione, lavoro a Bari, quindi faccio il pendolare ogni giorno da Lecce a Bari. Mi sono avvicinato alla fotografia inizialmente da piccolo, grazie a mio padre, maneggiando le sue macchine. La svolta della passione avviene nel 2001 circa, grazie ad un amico, Gabriele Dell'Anna, con il quale si inizia un percorso diverso, cercare di capire i dettagli degli scatti. Ci sono voluti anni per adoperarsi nel comprendere il vero motivo che mi portava a scattare. Perché talvolta l'immagine che costruisco nella mente è talmente difficile da comporre che spesso il risultato non è quello che magari uno si aspetta. In tutto questo però mi è venuto incontro la musica, altro rapporto viscerale. L'indie rock, il rock in generale, sono per me dei catalizzatori di idee per ogni mio scatto. Nei miei scatti infatti cerco di fondere ciò che vedo con ciò che sento, in pratica cerco di realizzare un documentario girato dall'anima. Scattare, scrivere, ascoltare è per me più di un hobby, è un'esigenza per chi appunto come me ha poco da raccontare a voce, con magari le paure di mettersi completamente di sadorno e magari ci prova riuscendoci pur malamente con altri mezzi, in questo caso la fotografia. Spero che qualche mio scatto possa regalarvi un palpito di una qualsiasi emozione, qualunque possa darvi quella sensazione di sentirvi vivi. Ricordo quando ho acquistato la mia prima fotocamera digitale e ho guardato l'obiettivo e da lì mi si è aperto un mondo perché cercavo di relazionarmi anche con tutto ciò che vedevo e cercavo di catturare dei momenti che potevano colpire la mia anima. La fotografia per me è qualcosa che deve trasmettere un qualsiasi sentimento all'anima. Faccio tante uscite con il mio gruppo, con un gruppo, chiamiamolo gruppo, ma sono anche degli amici. La mia attrezzatura al momento è una Nikon D300S, un grandangolare con teleobiettivo 16-85, un fisso a 35, un fisso a 50 e un 55-200, sempre tutti della Nikon, poi ovviamente filtri e il cavalletto che non deve mancare mai. Parto già con una foto prestampata nella mia testa, poi tutto il contorno ci deve essere comunque per strada o nei luoghi dove vado a scattare. Ci sono dei periodi in cui adoro di più scattare, poi lavorare le fotografie in post-produzione in bianco e nero, e questo magari è un periodo che appunto sto utilizzando abbastanza il bianco e nero. Sicuramente uno degli hobby più belli che ci siano al mondo. Io ringrazio innanzitutto Veronica per avermi offerto questo spazio sul magazine di Total Photoshop e ringrazio tutti i collaboratori del sito per i lavori che svolgono e per le opportunità di crescita che ci offrono. Non posso non ringraziare il mio gruppo e l'associazione di cui faccio parte, Fotofucina, con tutti i soci, Giuseppe, Michele, Alessio, Alessandro, Luca, Mimmo, Massimo, Luca, Andrea, un altro Andrea, Giovanni, Luigi, Marco, Marta, Marco, Daniele, Santo e Carlo. Un grazie anche a mia moglie Paola, a cui rubo del suo tempo per dedicarmi a questa passione. E buona luce a tutti.